continuate a scriverci, 334 92 29 505 per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS. Siamo in collegamento con il nostro prossimo ospite. È stato un grande affare nel corso degli ultimi giorni, ha presentato il simbolo del suo movimento che correrà le prossime elezioni. Osho mi ha fatto ridere, mi scuserete per la volgarità, mi scuserà anche lui che è in collegamento con noi, spero mi scusi, insomma, Adinolfi ha scritto, dopo il post di Adinolfi, il popolo della famiglia c'è ed è in campo, Osho ha twittato, le migliori frasi di Osho ha twittato e mo so cazzi per tutti, Adinolfi è così? Buongiorno Adinolfi! È divertente Osho, c'è gente da dire. Hanno presentato 104 simboli, avete detto? Sì. Buone maniere, 104. Viva la fisica. Ce ne sono di tutti i colori. 104 simboli, lo dico ai nostri radioascoltatori. Sappiate, non vuol dire che ci saranno 104 partite alle elezioni sulla scheda. Cosa succede? Tecnicamente si va a presentare il simbolo con una serie di scartoffie infinite, una fatica assolutamente che non capisco perché alcuni la facciano senza poi andare a raccogliersi le firme. Di questi 104, 90 non vedranno mai la luce, neanche ci provano a raccogliere la firma. 12 simboli sono autorizzati a non raccogliere firme e saranno sulla scheda comunque, con i vari trucchi tipo Bonino che ha preso il simbolo di Tabacci, i repubblicani che hanno preso il simbolo di Verdini, non so, cose abbastanza surreali nella pieghe della legge elettorale. Poi ci sono tre poveretti, tra cui il popolo e la famiglia, che stanno per strada a dover raccogliere decine di migliaia di firme certificate da Bolzano a Canicattì per poter finire sulla scheda. E noi stiamo facendo questo lavoro, quindi Osho è simpatico, ma ci vuole anche un minimo di rispetto per queste decine di migliaia di militanti. Un po' rosicato di Adinolfi, dai, su, lo dica, lo dica. Sto facendo un lavoro che Lorenzin non deve fare, diciamo, ecco. E non mi sembra che se Lorenzin si fosse messa per strada per la sua peonia a cercare le firme le avrebbe trovate, quindi voglio dire, noi le troviamo, noi ci presentiamo, noi faremo questa fatica che è assurda dal punto di vista burocratico, è incredibilmente difficile. Fatto questo, credo di aver ricevuto la legittimazione a partecipare a questa competizione elettorale. Altri hanno avuto la scorciatoia, la quarta gamba di Lupi e Fitto, le firme non le deve raccogliere, noi sì, non so se hanno più legittimazione di noi, le regole sono queste, noi le accettiamo, però so, sappiano gli italiani che delle 104 simboli, 90 finiranno direttamente nello scarico del cesso e 12 non raccolgono firme. Ci sono tre gruppi per strada che incontreranno in questi giorni, invece le devono raccogliere per presentarsi e le raccoglieranno. Mi sono fatto una risata con la battuta di Osho, però bisogna pure in qualche modo avere rispetto per il lavoro che c'è dietro. Ma un minimo, quello che non fa niente, la satira deve satireggiare, quindi va bene così. Adinolfi, io non so se è il suo editoriale oggi sulla Croce, almeno si vergognino un po', stavo leggendo, ma dice che la Buongiorno è una sorta di Niki Vendola al femminile, perché? Beh, certo, la scelta della Lega di candidare Giulia Bongiorno è abbastanza incredibile. Giulia Bongiorno è una che esultava per l'approvazione della legge Cirinnà, è una che faceva le conferenze stampa con Paola Concia per la legge che si chiama sull'omofobia, una legge tremenda quella che prevede per i presidenti di associazione, per un reato fantomatico di istigazione all'odio omofobico, 6 anni di carcere. 6 anni di carcere. Ora, poiché io, sapete, vengo descritto come un omofobo, pure non essendolo, non ho mai scritto una parola contro gli omosessuali in questo paese, sono stato anche querelato e ogni volta archiviato perché le parole che uso sono dati di fatto e hanno a che fare con la legittimità costituzionale di quello che è il matrimonio in Italia. Se ci fosse una legge del genere, con ogni probabilità troverei un magistrato che magari per finire su Repubblica col titolo mi darebbe dell'istigatore dell'odio omofobico. Ora, io quella legge la trovo tremenda, è una legge che piace a Giulia Bongiorno, come piacciono gli uni gay, come piace l'inseminazione artificiale, lei stessa l'ha utilizzata e per questo ho detto, insomma, siccome i figli, secondo me, nascono da mamma e da papà e se programmi un figlio senza padre è come Niki Vendola che ha programmato un figlio senza madre, io penso che questo sia qualcosa che dal nostro punto di vista, ovviamente, poi la Giulia Bongiorno è legittimo che abbia tutte le opinioni che vuole, figure di chi le contesta, ma dal nostro punto di vista, che credevo avesse una qualche capacità di collimare con le insomma punti di posizione di Salvini su questa cosa, io credo che sia
stato un grave errore candidarlo, almeno in quel ruolo, da capolista in diverse circoscrizioni. Credo che per la Lega sia un brutto colpo rispetto all'ambizione di rappresentare un mondo che era quello del Family Day. Cioè, secondo lei è incoerente sia la Bongiorno che Salvini in questo caso? Beh, molto incoerente da Bongiorno, ma capisco che un posto da capolista sia gradevole, diciamo così, e quindi che lei lo prenda mi sorprende poco. Mi sorprende di più che la Lega scelga, Maroni aveva illuminato il pirellone con la scritta Family Day, vi ricordate? Sì. Mi sembra che la Lega di Salvini abbia scelto questa deriva anticristiana, parlando continuamente contro il Papa, dicendo che bisogna legalizzare la prostituzione. Il povero Don Oreste Benzi si rivolterà nella tomba, insomma, perché è una vergogna assoluta immaginare lo sfruttamento di Stato del corpo femminile, qualcosa di davvero intollerabile. E ora anche questo simbolo della battaglia per le unioni gay, della battaglia per la legge sull'omofobia. Non vorrei, ecco, che il primo atto della prossima legislatura fosse la legge Buongiorno Scalfarotto, visto che la prima legge che è stata approvata, per fortuna solo alla Camera, nel 2013, fu la legge Scalfarotto, cioè quella sull'omofobia, che ho detto provocava 6 anni di carcere a chi aveva un'opinione differente sul matrimonio omosessuale. Quindi insomma, spero davvero che insomma tutto questo possa essere ricondotto a ragione. Adinolfi, ma nel vostro programma c'è anche l'abolizione della Cirinnà, vero? Certo, abrogazione della legge Cirinnà, è chiaro. Ovviamente. Ma, però qua Adinolfi non va un po' in contraddizione con se stesso? Lei ci ha detto, anche portando dei numeri inequivocabili, no, che è stata una legge che fondamentalmente è servita a poco e a pochi. Appunto. Se così è, perché va abrogata? Perché è una legge incostituzionale, sbagliata, non serve a niente e dunque va tranquillamente abrogata. Sarà uno dei primi impegni del Popolo della Famiglia. Avrà, come io credo, decine di parlamentari eletti, superando lo sbarramento del 3%, questi parlamentari tutti insieme depositeranno come prima proposta di legge all'inizio del 23 marzo, all'apertura delle Camere, una legge di un solo articolo che dice è abrogata la legge. Cioè, sarà proprio il primo atto, sarebbe il primo atto del... Il primo atto, diciamo, parlamentare, il primo atto di governo, se dovessimo entrare in una maggioranza di governo, sarebbe il decreto per il reddito di maternità, 1.000 euro al mese alle donne che vorranno dedicarsi esclusivamente ai figli e alla famiglia. Adinolfi, ma c'è la Meloni che le fa concorrenza, però, ha visto? Anche la Meloni difende la famiglia tradizionale. Le copia, perché io sono un po' di anni, no? Insomma, anche qui con voi in radio, la proposta di reddito di maternità la facciamo da un po' di tempo. C'è un piccolo particolare: la Meloni è in Parlamento da 15 anni, per 5 anni è stata in Consiglio dei Ministri, per 5 anni ha fatto il vicepresidente della Camera. Ve la ricordate voi la proposta sul reddito di maternità della parlamentare Giorgia Meloni in questi 15 anni? O anche solo un altro provvedimento a caso, scegliete voi, a favore della famiglia in questi 15 anni, firmato Giorgia Meloni, e sedeva in Consiglio dei Ministri, eh? Permettetemi di poter dire che, ecco, la nostra proposta, da cui ogni tanto copiano anche altri partiti, mi pare più credibile e più originale, anche perché ha tutte le coperture a posto. E non ripeto, non proviene da un segmento di storia di questo paese, 15 anni di vita parlamentare fatti da Giorgia, in cui insomma non mi pareva fosse il suo primo interesse quello di fare legislazione a favore della famiglia, meno che mai istituire il reddito di maternità, quando poteva, perché era in maggioranza con 100 deputati di vantaggio, grazie a Gianfranco Fini che la coccolava molto e l'aveva posizionata prima alla vicepresidenza della Camera, poi in Consiglio dei Ministri. Quindi insomma mi augurerei di avere adesso un minimo di credibilità in più come Popolo della Famiglia rispetto alla proposta di chi si è dimenticato. Dice che copia la Meloni, quindi. No, che copia, che non è credibile, a parte sulla proposta in sé ovviamente la copia, ma se l'aveva come propria proposta originale ha avuto 15 anni di tempo per depositarla in Parlamento. Andate a cercare negli archivi, non mi risulta che ci sia stato un deposito di un progetto di legge del genere. Quindi in tutta evidenza lo copia da noi in questa campagna elettorale, se no l'aveva proposto già, no? Adinolfi, prima di salutarci, ma Povia ha più risposto a quell'appello che gli aveva lanciato? Povia ha fatto un appello molto interessante durante un ultimo suo concerto a firmare, in effetti abbiamo preso molte firme a questo concerto di Povia. Sono lieto della sua libertà artistica e intellettuale di dire no a una candidatura politica, ci vuole coraggio a farlo e vuole rimanere libero. Io lo trovo un atteggiamento anche corretto.
detto questo, ha dimostrato amicizia. Però, ripeto, ma ha aiutato quindi un po' a raccogliere qualche firma. A raccogliere qualche firma ci ha dato una mano. Quindi gli sono grato e rispetto totalmente la sua libertà. Lo ripeto, uomo che ha fatto qualcosa di importante per la musica italiana, che ha pagato per le idee che ha professato, e questo è sempre qualcosa che ispira la mia simpatia. A proposito di Povia, è in arrivo Sanremo, che si aspetta a proposito di musica, che si aspetta da questo festival? Ma devo dire che mi aspetto molto da Claudio Baglioni, una persona di cui mi fido, ecco, istintivamente, non so perché, non lo conosco personalmente, però è una persona di cui mi fido. Quindi mi aspetto una bella ultima canzone di Elio e le Storie Tese, almeno così dicono, che si chiama Arrivedorci, ho letto, e quindi spero che sia qualcosa di memorabile come molte apparizioni a Sanremo di Elio e le Storie Tese, perché quando cantarono dalla Terra dei Cachi fino alla canzone mononota, sì, io ho trovato sempre dei colpi di genio assoluti di quello che facevano gli Elio. E spero che, ecco, se questo è il loro ultimo atto, mi aspetto un bel festival di Claudio Baglioni, che questo ultimo atto di Elio e le Storie Tese sia adeguato a una storia in cui ci hanno fatto imparare, credo, a prenderci poco sul serio, pur dicendo cose serissime. C'è una canzone meravigliosa che loro fecero, che è la canzone per il 1° maggio, non so se ve la ricordate. Come se no? Se vi capita, mettetela in radio, perché è di un'intelligenza nello scoperchiare i luoghi comuni, anche di una certa sinistra, ma non solo, e allo stesso tempo di una brillantezza musicale, di una levità che ho trovato entusiasmante ogni tanto per ricordarmi come si può essere intelligenti di ascolto quella canzone. E ora mi aspetto da Arrivedorci, come si chiama questo ultimo brano degli Elio, qualcosa di analogo. Grazie Dinolfi, buon lavoro. Salute.